Piange Melissa, lo strazio dei genitori, la madre in ospedale, domani funerali, migliora la ragazza ferita gravemente. La fine della guerra in Afghanistan al centro del vertice NATO a Chicago, massima allerta per le proteste degli indignati. Ballottaggi, voto fino alle 22, domani mattina, affluenza in calo, scrutinio dalle 15.15 sul TG1 con aggiornamenti su sisma e attentato. Grande calcio su Rai 1, tra poco in diretta dopo il nostro TG Juventus-Napoli, finale della Coppa Italia, si gioca all'Olimpico di Roma, controlli severi e massima attenzione da parte delle forze dell'ordine per prevenire incidenti. Buonasera dal TG1, lo avete sentito dai nostri titoli. Sarà una notte difficile per le popolazioni colpite dal terremoto in Emilia. Tanta paura per le continue scosse di assestamento, 7 i morti, una 50ina i feriti, 3.000 sono gli sfollati ed è arrivata la pioggia. A rischio crollo ci sono decine e decine di edifici. Sono pronti i collegamenti con i nostri inviati. Cominciamo con Luca Ponzi, che si trova in quello che certamente può essere considerato il centro più colpito dal sisma, cioè Sant'Agostino. Luca. Sì, Sant'Agostino è il paese che ha pagato il prezzo più alto, 4 delle 7 vittime sono di Sant'Agostino e sono morte sotto le macerie, sotto i colli. Poi c'è un altro morto a Bondeno, sempre in provincia di Ferrara, e due donne stroncate da malore per la paura. Ma Sant'Agostino, come dicevamo, è il paese che ha pagato un prezzo altissimo anche per quanto concerne i danni. Possiamo vedere le immagini, queste sono immagini dell'edificio che avete visto prima alle mie spalle, del municipio di Sant'Agostino, e queste immagini sono state registrate alle 15.15 di oggi, quando si è verificata un'altra violenta scossa di terremoto che, devo dirvi, è stata però replicata anche mezz'ora fa. Mezz'ora fa non ci sono stati crolli, mentre alle 15.15 una porzione di municipio è caduta. Paese disabitato in pratica, la gente è tutta in strada, molte anche qui intorno a noi, hanno tutti molta paura. Possiamo tornare in diretta per dire che dopo che abbiamo visto queste immagini girate da un elicottero dei carabinieri che fin dalle prime ore del mattino sono andati da fare per soccorrere la popolazione, siamo tornati in diretta per dirvi che il paese resterà vuoto questa notte, perché la gente non può rientrare nelle case, ma prima ancora di fare il computo dei danni ovviamente il pensiero va alle vittime. E Mattia Bartini ha raccolto per noi le voci dei parenti e degli amici delle persone che sono morte. Può andare servizio. Nicola Cavicchi, un giovane operaio di 35 anni, è morto alle ceramiche Sant'Agostino. Straziante il ricordo del fratello. Era buono. Ne ha patite tante nella vita, anche di malattie. È andato via a segnare. Le ha vinte. Questa qua, per una colpa sua, non c'è più. Questo da discutere. Nient'altro. Gerardo Cesaro aveva 56 anni. Viveva a Molinella, è morto nel crollo del capannone della Teco Press, poco fuori dal centro abitato di Sant'Agostino. Era molto vicino ai suoi colleghi di origini campane, come lui. Era una persona per bene. Non doveva capitare. Ma purtroppo è andato così. Poi lui io ero uno dei più giovani, sono entrato da poco. Era napoletano come me, ogni volta che mi vedeva sempre Forza Napoli. È stato... Non doveva capitare a lui. Lavorava nel reparto Forli come ci lavoro io. Una persona... squisita, una persona bravissima. Persona che non si meritava questa fine qua, purtroppo. Vedete ora Riccardo Giacoia collegato da Finale Emilia. Il terremoto ha distrutto 1.000 anni di storia e gettato la popolazione nel panico. Riccardo. Sì, esattamente così, piove a dirotto sul dramma di Finale Emilia, un dramma che si è tramutato anche nella distruzione, della cancellazione, come dicevi tu da studio, di 1.000 anni di storia. Vi stiamo facendo vedere adesso le immagini del crollo praticamente in diretta della torretta dell'antico castello medievale del 1400. Ecco la polvere che si alza, il crollo
terribile, davvero inquietante di questo antico edificio di questo paesino. Questo crollo è avvenuto intorno alle 15 durante quella scossa molto intensa che abbiamo avvertito anche noi, la seconda dopo il dramma della notte scorsa. Centinaia gli sfollati anche qui in questo paesino, tantissime le persone che passeranno la notte lontano dalle case che sono praticamente inagibili. Adesso vi facciamo vedere com'è andata, com'è trascorsa questa giornata qui a Finale. No. La paura a Finale Emilia. Alle 15.30 circa un'altra scossa. Dura pochi secondi ma sembrano senza fine. L'intensità è del 5,1 della scala Richter. Qualche minuto prima ne era arrivata un'altra, proprio mentre gli sfollati ci raccontavano il loro dramma. È stato orribile, glielo giuro. Senta, passerete.